fa piacere il fatto che non taglino i servizi e che non aumentino i prezzi, che come dicono, avrei solo da ribattere il fatto che i servizi comunque, viste le previsioni che abbiamo, verranno comunque tagliati o pesantemente indeboliti. Le linee abbiamo avuto proprio l'altro ieri un'ora di ritardo su tutti e tre, ma dovuto a un guasto stavolta indipendente da Trenord, perché era un problema a una stazione. Ma a parte quello, ci sono ogni giorno pendolari sul treno che sono abbastanza preoccupati, perché sì, soprattutto sulla tratta Mantova-Cremona-Milano si continua a dire che probabilmente rallenteranno la percorrenza per permettere il passaggio più lentamente, il passaggio a livello, e quindi questo vuol dire aumentare di molto il tempo di percorrenza da Mantova, ma soprattutto da Cremona-Milano, e questo capisce che già, vista la difficoltà delle linee che abbiamo adesso, diventa ancora più difficile accettare questo ulteriore ritardo che potrebbe capitare. Stiamo cercando di favorire le nostre posizioni, anche se ovviamente si affronta un argomento che è molto legato anche all'aspetto politico, quindi indubbiamente noi cerchiamo comunque di provare a mantenere una posizione abbastanza rigida su quello che siano i servizi attuali, e non vadano soprattutto ad essere peggiorati rispetto a quello che abbiamo adesso. Tra un po' ci sarà l'entrata in vigore dell'orario estivo, speriamo che non ci siano cambi particolari, però vediamo, stanno già ventilando la possibilità di ridurre qualche corsa, e questo sarà un bel momento di verifica quando avremo questo cambio qua. Al momento altre funzioni non ho a disposizione per questa fase. Siamo comunque fiduciosi, anche se, visti i passati, la fiducia è sempre più ridotta al lumicino.